Buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una nuova ricetta. Andiamo a fare una pasta, però non la cucino io, ma la cucina mio nipote, Chef Valerio, il quale adesso vi spiegherà quale ricetta andiamo a fare, vi spiegherà gli ingredienti e andrà a fare la ricetta lui. Quindi, come si chiama questo? È latte. Però hai detto la matriciana? Sì. Ah no. Allora, adesso devi dire, andiamo a fare la matriciana. Ok, quindi adesso vi spiegherà gli ingredienti. Ingredienti sono guanciale di maiale pelati e formaggio pecorino romano, pepe, sale e spaghetti. Ok, allora cosa andiamo a fare adesso per prima cosa? Prendiamo il guanciale di maiale e lo mettiamo in tutta gamba e la spaghetti. Ok. Adesso andiamo a prendere il guanciale e andiamo a metterlo nel tegame senza olio per 5 minuti. Bene. Puoi usare le mani, che cose. Basta, ok. Chiudiamo. Allora, abbiamo tolto il guanciale. E ora abbiamo lasciato l'olio, abbiamo pure messo sull'acqua. Adesso in questo tegame dovremo mettere il pelato. Dai, metti. Dai. Oh, ok. Mettilo là nella lavandina. Accendiamo. Peperoncini. Bisogna mettere il peperoncino qua dentro. Sì, bisogna spezzarlo. Spezzalo con le mani. Metto questo? Sì, metti. Ecco. Adesso lasciamo andare. Per 5 minuti anche questo. Anche questo 5 minuti. Ok, è pronto. La salsa è pronta. Adesso vado a pepare e salare. Prendi il sale là. A pepare e salare. Uno la buona. E poi ci mettiamo il guanciale soffritto. Ok. Ok. E poi ci mettiamo il guanciale. Ancora il guanciale. Ecco. Poi mischiamo. Lasciamo andare altri 2 minuti. E poi vedrete. E poi è pronto, la salsa è già pronta. Allora, la salsa è pronta. Gli spaghetti stanno bollendo e quando hanno finito di bollire andiamo a metterlo nel piatto e andiamo a impiattare. Allora, qui sono pronti gli spaghetti alla matriciana, noi abbiamo già impiattato, adesso andiamo a mettere il pecorino. Perfetto. Buona. Buon appetito. Buon appetito.